depressione dopo la tragedia della passione ed in attesa della gioia della resurrezione della vita nuova. Oggi non si celebrano messe e non si consacra l'Eucaristia. Si attende la veglia di questa sera con la suggestiva cerimonia del fuoco, dove si accenderà il cielo pasquale che accompagnerà l'anno liturgico. Se nelle varie chiese la funzione partirà intorno alle 23, in San Pietro, dove come tradizione verranno battezzati 8 catecumeni, il rito presieduto da Papa Francesco comincerà alle 20:30. Ieri sera invece vergogna, pentimento e speranza sono state le parole ricorrenti di Bergoglio nella preghiera finale della Via Crucis al Colosseo, dopo le 14 stazioni con meditazioni scritte da studenti di un liceo romano. Vergogna per aver perso il senso della vergogna, ha detto tra le altre invocazioni il Papa, pregando Gesù perché ci ridia il senso della sana vergogna. Poi il pentimento che sboccia, ha sottolineato, dal sentire la nostra piccolezza, e quindi la speranza perché, ha auspicato Bergoglio, l'amore divino accarezzi i cuori di tanti giovani che continuino a consacrare le loro vite divenendo esempi vivi di carità. Alla fine invece, tra misure di sicurezza rafforzate dopo gli arresti per terrorismo dei giorni scorsi, il rito della Via Cruz, presieduto dal vescovo Mariano Crociata, ha fatto una tappa significativa davanti al carcere, dove ha atteso il cappellano che ha letto una meditazione scritta da un detenuto. È deceduto l'uomo brutalmente aggredito.